Ho preso questo vecchio televisore portatile e l'ho trasformato nell'emulatore del Commodore 64 SX. Volete sapere come ho fatto? Restate con me! Ciao, bentornati nel bunker di MVV Blog. Allora, in questo episodio voglio finire, completare l'opera che avevo iniziato su questo televisorino russo per trasformarlo completamente in un emulatore del Commodore 64 SX. Ovviamente non pretendo di farlo identico, però questo progetto poi mi servirà per un'ulteriore versione dove proverò a farlo veramente uguale. Uguale no, però insomma il più vicino possibile, più piccolo e portatile, basandomi sul lavoro di modellazione 3D che porterò a termine per finire questo esperimento. Come avete visto nell'episodio precedente, sono riuscito a farlo funzionare usando un emulatore che si chiama BCM64, che sarebbe vice su metallo nudo, realizzato appositamente per Raspberry Pi 2 e 3. Questo è un Raspberry Pi 3A+. Come sapete, i Raspberry li vendono a peso d'oro, questo qua giù però ce lo avevo, e per alimentarlo utilizzerò questo DC-DC converter che ha l'ingresso a 12V e l'uscita a 5V. Quindi ci infilo l'SD card che ho programmato con il vice e gli do attenzione. Vediamo che succede. Partito! Cioè, senza neanche caricare i sistemi operativi, carica direttamente il vice. E se lo devo spegnere, stacco l'alimentazione e punto, come si fa con il Commodore 64 vero. Ma ora la sfida è prendere tutta questa roba e infilarla qui dentro. Andiamo a vedere come. Nel video precedente, se vi ricordate, ho fatto a fette questa tastiera. Ci ho tagliato proprio un pezzo qua giù per metterla poi qui davanti. Però tutto il resto della roba va infilato necessariamente qui dentro. Quindi lo smonto un attimino nuovamente e andiamo a vedere cos'è che ho pensato di fare. Il circuito del televisore vero e proprio è tutto su questa scheda. A noi ci serve solo questo. Il restante circuito sarebbe il tuner e questo non serve veramente più a niente. Quindi tutto il resto della roba dovrà prendere esattamente questo spazio qui. Anche l'altoparlante andrà cambiato perché è da 50 ohm e quindi non va bene. Ce ne serve uno da 4 ohm o al massimo da 8 ohm. Ho stampato una forma che praticamente è la stessa di questo circuito qui, in modo da metterla qua dentro e andare a vedere cosa ci posso infilare. Le cose che devono entrare qui dentro sono queste: il pacco batterie, il Raspberry Pi 3, il DC-DC converter che alimenta il Raspberry e questo circuitino qui, ma questo ve lo dico dopo cos'è. Il pacco batterie incredibilmente prende lo stesso posto esatto del tuner, neanche a farla apposta, è praticamente grosso uguale, quindi ho pensato di infilarlo proprio qui, così. Poi il Raspberry lo andrei ad infilare qui, così. Il DC-DC-DC-DC converter che vedete ho modificato togliendo tre connettori 1, 2 e 3, questo si infila qua giù. Non ci riesco perché c'è un cavo di... ho fatto casino. Maremma stecchita. Ce la farò. Mi è rimasto incastrato il dito, maledetto. Ah, maremma puttana, si sposta tutto. Madonna, questi fili. Ecco, ci siamo. Più o meno così, fermo lì. E questo aggeggino qui, invece, si infilerà qui sotto. Così. Olè. E quindi praticamente tutta questa roba prende esattamente il posto di questo circuito qui. Più o meno, perché effettivamente il pettine del Raspberry dopo mi va a sbattere qua. Però io lo taglio, tanto non mi serve a niente, questo ce lo posso anche togliere. E quindi in teoria ci dovrebbe entrare tutto. Al millesimo di millimetro, ma ci dovrebbe entrare. Ora mi devo mettere a disegnare tutta la roba che mi serve da stampare. E ci vorrà un bel po'. Ma io mando il firmino a tutto bordone e così questo pezzo lo levo subito di ulo. Ecco qua! Tutti i pezzi che mi servono per assemblare questo coso. Allora, siccome qua giù sotto c'è uno scalino in questo punto qui, quindi ho fatto questo pezzettino qui di plastica da infilare qua, che rende tutta questa superficie continua. Quindi qui sopra ci posso andare a mettere questo. E su questo qui poi ci andrà montato il Raspberry e tutte le altre cose come vi ho fatto vedere prima. Questa è la maniglia che andrà davanti, in questo punto qui, così. Questi cosi qui e anche questi cosi qua sono tutti per fare la tastiera, quella che andrà qui davanti. Poi ci sono questi due pezzi qui che andranno infilati qui sui lati del televisore, così. E anche questi avranno un senso, lo vedrete poi alla fine se tutto quadra come penso. Ma prima di tutto vado a costruire la tastiera.
Quindi la tastiera andrà dentro a questi gusci che sono fatti in modo da risultare identici al frontale del televisore. Ora qui di fianco alla tastiera l'ingresso per la ricarica e il tastino per l'accensione, quindi dalla parte di qua io ho fatto questo pezzo qui aperto, questo si incastra qui sopra così, in questa maniera qui, e la tastiera vedete che rimane dentro con questa parte fuori. Poi ho creato quest'altro coperchio che va qui ad incastro e rifinisce la tastiera perfettamente. La parte posteriore, che è quella che si vedrà quando sarà tutto chiuso, sarà questa qui, e sul frontale il Commodore SX ha una scritta, quindi ho fatto questa cornicina che si va ad infilare qui e poi ho disegnato questa serigrafia in rilievo con le lettere aperte. Ho stampato prima un layer nero, poi ho cambiato il filamento con un altro filamento grigio e ci ho stampato sopra la serigrafia a sbalzo. Ne è uscita fuori una scritta grigia su fondo nero che, una volta ritagliata, ha dato questo risultato. E ora non mi rimane che inserirla sul frontale, incastrata nell'altra cornice. E questo sarà il frontalino del mio emulatore del Commodore SX64. Ora però bisogna che incolli tutto. Vai con Art Attack! Eccola qui la tastiera finita, che andrà a coprire lo schermo e come vedete rimane incastrata nelle due fiancatine laterali che ho attaccato al televisore. Sì, più o meno, ma lo rimarrà sicuramente una volta che avrò attaccato tutte le cernierine che ho disegnato appositamente e stampato in modo che la tastiera si possa aprire e anche togliere se serve. E questo è finalmente il televisore trasformato in un mini emulatore del Commodore SX64. Sicuramente non gli assomiglia molto, ma non era lo scopo di questo progetto. Lo scopo era creare un oggetto che avrei voluto esistesse negli anni 80. Prima di montare l'elettronica ho fatto una prova con un sistema multimediale che si chiama LibreElec. È un centro multimediale basato su Kodi che funziona praticamente su ogni tipo di device. L'ho provato con la tastiera e funziona perfettamente, con tanto di sistema Wi-Fi e Bluetooth per l'impianto audio esterno. Quindi ora devo vedere di infilare tutto il resto dell'elettronica dentro il televisore. Per prima cosa devo incollare assolutamente questi due cosi qui. Le batterie, come ho detto all'inizio, andranno qui così e il Raspberry qua giù. Quindi incolliamo intanto questi qui. Devo cambiare anche l'altoparlante perché questo è da 50 ohm e con l'amplificatore che userò non va bene. Oltretutto è messo anche abbastanza male, quindi l'ho sostituito con un altoparlante identico ma da 8 ohm. E sembra tutto regolare, non va a sbattere da nessuna parte. Allora, l'incollaggio è terminato. Ho posizionato anche il Raspberry e come vedete qua giù ho tolto una parte del connettore GPIO perché sapevo già che sarebbe andata a sbattere contro il gioco magnetico del cinescopio. Quindi ora lo infilo qui dentro, ci infilo anche il portabatterie. Ok, prova ad inserire il televisore. Rimma servatica. Non è facile. Tu mamma ya. Sembra che tutto entri perfettamente dentro. Lo provo a chiudere, vediamo un attimino. C'entra tutto dentro tranquillamente. Però bisogna che controlli se c'è qualche cortocircuito, qualcosa che va a sbattere. Teoricamente no, però vediamo. Tiro fuori un'altra volta il televisore. Ora questo qui, se io lo metto qui sopra così, posso vedere se c'è roba che va a sbattere, ma non c'è niente. Aspetta un po'. Tu mamma! Nuova tecnologia sopra vecchia tecnologia. Ci va, c'entra tutto perfettamente. Anzi, direi che all'interno avanza posto addirittura. Si potrebbero mettere anche più cose. Questo ha quasi dell'impossibile, ma veramente funziona. All'interno del televisore non posso utilizzare dei connettori normali per collegare il Raspberry a tutto il resto e quindi ho saldato sui punti di controllo audio e video i cavi necessari e mi sono messo a cablare tutto il resto della circuitazione. Il circuito è pronto. Sono riuscito ad inserirci tutto come pensavo. Il pacco batterie col BMS incorporato, il DC-DC converter, il Raspberry. Qua giù in fondo c'è anche un amplificatore audio e il tutto è collegato con questo spinotto dietro per l'alimentazione esterna. L'accensione avviene attraverso questi due tasti. Questo fa partire il Raspberry e questo fa partire il televisore. E questo connettore qui va al televisore per collegare il contrasto, la luminosità e questo che era prima la sintonia che ora
non serve più a niente. Se vi chiedete dov'è che si mette l'SD card, l'SD card si infila qua dietro e va diretta dentro il Raspberry. Prima di infilarci il televisore dentro, voglio vedere se funziona. Quindi lo accendo. E voi direte, che cacchio c'entra quel monitor? Perché il circuitino di cui non vi avevo ancora parlato è un trasmettitore video che trasmette il segnale video anche all'esterno. Così abbiamo anche lo schermo a colori. Ora ci devo solo infilare dentro il televisore. Pensate un po', questo coso qui deve entrare dentro qua. Ho calcolato tutti gli spazi al millimetro, però ragazzi, sembra veramente una follia. Allora, questo pettine qui va infilato qua. Sto penando. Questo filo che poi è il cavo del video composito va passato da qua. Non è semplice la faccenda. Ci sta entrando, comunque piano piano è entrato. C'è entrato. Starà facendo un mega cortocircuito qui dentro oppure se l'accendo va? Ma lo sai, Osa, l'accendo, basta. Si è acceso? Si sta vedendo qualcosa veramente? Si vede, ma lo schermo è tutto fuori fase, mi tocca rismontarlo, però funziona! Non è esploso! Allora, va calibrato lo schermo. E dato che sul fondo del circuito ci sono tutti gli accessi per le varie regolazioni, ho pensato di forare il coperchio in modo da poterlo regolare senza smontare niente. E prima di arrivare a questa soluzione, effettivamente un pochino ho tribolato, perché lo avevo smontato, avevo provato a calibrare lo schermo, ma poi rimontandolo dentro mi si riscalibrava tutto. Comunque a questo punto è pronto, l'ho fatto sul serio, non credevo di riuscirci. Avevo pensato anche a mettere le batterie esterne attaccate qua dietro, e invece sono entrate dentro, cioè è pazzesco, sembra quasi fatta apposta. La maniglia che ho messo qui serve non solo per portarlo, ma serve anche per appoggiarlo sul tavolo in modo da far aprire la tastiera. Ora lo provo ad accendere, sicuramente qui sul monitor non si vedrà un granché perché ci rimbalzano le luci sopra, ma si vedrà su questo monitor. Questa è veramente una figata. Cioè, questo coso sta trasmettendo l'immagine qua grazie a questo ricetrasmettitore video, di cui trovate tutti i link in descrizione. Ora provo ad accendere anche il monitor CRT, ma secondo me non si vedrà assolutamente niente, perché le luci che ho qui in studio sono talmente potenti che coprono l'immagine del CRT. Magari se mi avvicino qui si riesce a vedere qualcosa. Sì, questa è proprio la schermata del Commodore SX64, non quella del Commodore 64 normale. Ma ora tutte le libidini di seguito. Retroemulatore portatile programmabile con schermo CRT incorporato, con possibilità di trasmettere le immagini ad uno schermo esterno a colori, con tastiera senza fili estraibile per giocare davanti al televisore. Libidine! Accesso esterno alla scheda di memoria per cambiare il programma. Non sono d'accordo. Sono assolutamente d'accordo. Doppia libidine! E trasformare l'emulatore in un lettore multimediale completo. Libidine coi giochi! Tutti voi sapete come mi piace armeggiare con i piccoli televisori CRT. E nel corso degli anni qui a MVV Blog mi sono cimentato diverse volte in imprese tipo questa, dove ho trasformato questo piccolo televisore in un video player e poi ci ho riprovato con il coso con le valvole. Un coso con uno schermo CRT che praticamente fa da media center. Poi ho costruito un televisore con uno schermo che è più piccolo di un centesimo di euro. Il mio primo progetto fatto con la stampante 3D, un cabinato in miniatura con schermo CRT preso da un citofono. E ora ci ho riprovato con questo, l'SX64 Emulator. Insomma, un emulatore di computer che può fare anche da media center, impianto multimediale. Ci si può fare un po' tutto dato che dentro c'è un Raspberry. Ma non è finita qui, perché devo ancora completare il computer di legno, anche questo con un bellissimo schermo CRT in bianco e nero. Ma per il momento è tutto, io vi ringrazio di essere stati qui con me nel bunker e mi raccomando, fino alla prossima che mi viene in mente, restate sani. E questo sarà il frontalino del mio emulatore dell'SX64. E questo sarà il frontalino dell'emulatore del E questo sarà il frontalino del buco del. Ora non lo fa più.